Scopo principale di questo convegno è quello di far conoscere, per chi già non lo conoscesse, la figura del cardinale Sisto Riario Sforza, che è stato cardinale di Napoli per ben 30 anni, dal 1846 al 1877. E devo dire che è stato una delle glorie della curia napoletana, perché oltre a essere un ottimo cardinale è stato soprattutto un ottimo uomo, un ottimo gentiluomo, e anche in vita era considerato, diciamo, un santo. Allora, lo scopo di questo convegno è quello di far conoscere la figura di Sisto Riario Sforza e possibilmente anche di sollecitare la causa di beatificazione, perché infatti tra i nostri relatori c'era anche il postulatore, Monsignor Delia, che ci dirà, diciamo, a che punto è la beatificazione di questo illustre napoletano. Già c'è stata una sezione, diciamo, di questo convegno a giugno a Roma, al Palazzo della Cancelleria, e non a caso, diciamo, è stato scelto il Palazzo della Cancelleria perché una volta era un palazzo riario.